Lo Sport Village ospita Tinturia Play. Tinturia Play è uno spazio pieno di musica, se vogliamo definirlo così, un contenitore pieno di insegnanti, di allievi, di amici, di collaboratori, dove faremo delle lezioni di musica, adesso poi andiamo a vedere di cosa parliamo, e dei laboratori. In più lavoreremo sulle band, lavoreremo sul singolo, lavoreremo in tantissime direzioni, a 360 gradi faremo musica, porteremo il mondo Tinturia a chi vuole intraprendere a chi vuole vedere questa finestra musicale, insomma. Allora, gli obiettivi sono formare le persone che vogliono fare musica e chi crede, insomma, nella musica. Noi vorremmo farlo mettere in evidenza. È un progetto un po' ambizioso, nel senso, ma è molto semplice il concetto, in quanto io sto cercando di fare tutto quello che da piccolo volevo fare e che non ho fatto. Quindi voglio aprire veramente questo insieme ai miei amici, alla mia famiglia musicale che sono i Tinturia e i collaboratori di Tinturia. A far crescere dei singoli, a far crescere dei gruppi, perché no, a portarli su un palco, a fare delle produzioni, a creare delle situazioni musicali complete, insomma. Qua si entra magari che non si sa suonare e poi speriamo che riusciamo a far uscire dei musicisti. Appunto, nel mondo Tinturia Play, il quale Angelo mi ha fatto ben partecipe, insomma, ci occuperemo di formare dei DJ dalle origini del vinile fino ad arrivare alla musica contemporanea, cioè quindi dalla quantizzazione alla metrica al mixaggio tra un pezzo e un altro, fino ad arrivare alle produzioni musicali, quindi l'applicazione dei sequencer legati alla musica. Non per ultimo anche il DJ applicato alla band, perché questo mondo ormai al giorno d'oggi si è fuso tra l'elettronica e la band live. Quindi ho avuto la possibilità di collaborare con i Tinturia e portare questo mondo all'interno di un live, ed è ciò che voglio portare all'interno dei Tinturia Play, cioè spiegare al DJ che si può fondere tranquillamente con una band e creare delle ottime sinergie di collaborazioni. Quindi ci occuperemo assolutamente di questo, per poi il corso verrà fatto in altri livelli, insomma, per la masterizzazione delle produzioni, alla spiegazione delle etichette discografiche, appunto come diventare un producer DJ di ottimo livello. Ecco, io sono stato coinvolto da Angelo perché, siccome Marzio è un visionario, ha deciso che oltre ai corsi canonici di una scuola di musica, di un laboratorio, batteria, basso, chitarra, voce, tastiere, ha deciso di esplorare un mondo che è il dietro le quinte, quello che consente a tutta questa masnada di musicisti di riuscire a fare il concerto. Quindi alla fine io mi occuperò dei laboratori con dei colleghi miei che riguarderanno la direzione di produzione, lo stage manager, il tour o il road manager.